Ok, dovremmo esserci live. Sì, esattamente. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno per essere qua con me e Olga. E oggi parleremo di un argomento che personalmente mi sta molto a cuore per varie ragioni e come avete già visto dal titolo parleremo di Bielorussia e lo faremo con una persona che adesso vi presenterò che si occupa da anni della questione della situazione in Bielorussia, non solo perché c'è nata, ma anche perché fa parte di una delle tante organizzazioni della diaspora bielorussa in Italia e sto parlando di Olga Surinova che è un membro del gruppo dei bielorussi di Roma. Olga, grazie per essere qui con me. Perché abbiamo deciso di parlare di Bielorussia oggi? Innanzitutto per vari motivi legati alla cronaca, ma non solo. In primis perché noi non sappiamo cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in Ucraina, non sappiamo che svolte prenderà la guerra e quali territori saranno conquistati dai russi o riconquistati e liberati dagli ucraini. Ma sappiamo per certo che purtroppo la Bielorussia rimane e rimarrà una sorta di protettorato russo controllato direttamente o indirettamente dal Cremlino e quindi non vogliamo spegnere i riflettori su questa vicenda. E in secondo luogo perché c'è una grandissima ignoranza in Italia su cosa sia la Bielorussia. Sulle televisioni italiane sono state sdoganate espressioni molto infelici, come l'Italia è la Bielorussia degli Stati Uniti, Draghi è come Lukashenko, per gli Stati Uniti. Ecco, al di là dell'ignoranza di queste affermazioni, questo tipo di espressioni, secondo noi, dimostrano che non c'è assolutamente la conoscenza di cosa sia la Bielorussia e anche chi si spaccia per esperto non conosce la storia recente della Bielorussia, che è fatta di quasi 3 anni di opposizione di piazza, opposizione repressa con la violenza. Non si sa quasi nulla degli appelli quotidiani o quasi quotidiani di Svetlana o Svetlana Tikhanovskaya, che è la donna che sarebbe la legittima presidente se Lukashenko non avesse truccato le elezioni, e sa molto poco delle migliaia di soldati bielorussi che combattono in Ucraina a fianco appunto delle truppe ucraine e che addirittura hanno formato dei battaglioni bielorussi all'interno dell'esercito ucraino. E questo perché probabilmente per troppi anni in Europa ci siamo accontentati di una infelice definizione di Condoleezza Rice, che è l'ex segretario di Stato sotto l'amministrazione Bush, che aveva definito la Bielorussia l'ultima dittatura d'Europa. E l'Occidente, e in particolare l'Europa, siamo sempre abbastanza disinteressata del destino del popolo bielorusso. Io personalmente ho avuto la fortuna di fare per anni volontariato in Bielorussia e vi assicuro che la Bielorussia all'inizio degli anni 10 era davvero un paese molto isolato e in Italia si conosceva soltanto per due cose, la tragedia di Chernobyl, o Chernobyl, a seconda di come volete pronunciare, e al fatto che in alcune zone d'Italia, parlo soprattutto del nord-est, della Bergamasca, della Brianza, del Salento, ma anche dell'Umbria, altre zone del centro-sud, si ospitassero ogni estate sono centinaia di migliaia di bambini bielorussi che venivano a fare queste vacanze di risanamento. Quindi diciamo che l'Italia e la Bielorussia hanno dei legami, hanno avuto dei legami in passato, ma questi legami non si sono mai tradotti in qualcosa di più, una comprensione più profonda della situazione bielorussa. Quindi oggi, proprio per questo, siamo qua con Olga e affronteremo vari argomenti che riguardano la Bielorussia e la questione ucraina, cercando di fare anche luce su come questa situazione, la situazione in Ucraina, viene vista a Minsk e dintorni e cercheremo anche di fare qualche previsione sul futuro e sulle prospettive del paese, perché sono notizie di questi giorni che, dopo alcune settimane anche di calma un po' relativa, la Russia ha ricominciato ad usare il territorio bielorusso per minacciare non solo l'Ucraina, ma anche l'Europa e in particolare la Lituania e la Polonia. Olga, chiudo qua e ti lascio presentare la parola a te. Se vuoi raccontare un po' chi sei e cosa fai e perché hai così a cuore il tuo paese. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Io faccio parte del gruppo di Bielorussi di Roma, come già anticipato Andrea. E il gruppo nasce come risposta agli eventi
che hanno preceduto le ultime elezioni in Bielorussia. Le elezioni si sono svolte il 9 agosto 2020, ma già da mesi prima delle elezioni sono successe le cose come succedevano esattamente con le elezioni precedenti, cioè arresto dei candidati, impossibilità ai media indipendenti di accedere alla televisione. Tanto che il 3 luglio 2020 il nostro gruppo ha già organizzato la prima manifestazione a Roma, Pantheon. Già si sapeva, avevamo questo timore, vista la precedente esperienza, come sarebbero andate queste elezioni. Qual è stata la differenza rispetto alle elezioni precedenti? Perché vorrei ricordare che le elezioni del 2020 in realtà è il sesto mandato che avrebbe avuto confermare Lukashenko. Lui la prima volta è stato eletto nel 1994 e come sostengono tutti gli osservatori indipendenti, istituti internazionali, queste sono state uniche elezioni non truccate in Bielorussia. Tutte le elezioni che sono state svolte in seguito sono state svolte non in coerenza con le regole internazionali. In più, quattro referendum, sempre per allargare il proprio potere e togliere il potere sia al Parlamento. Magari ne parleremo un po' più avanti di questi referendum come un mezzo di acquisto sempre di più potere da parte di Lukashenko. E quindi, tornando al nostro gruppo, dal luglio di 2020 abbiamo iniziato a organizzare varie attività per attirare attenzione a queste elezioni. E è stato organizzato anche exit poll in Italia, così come in altri paesi. E nel 2020 è successo questo. Uno, si sono attivate tante diaspore in tutto il mondo. Veramente, per la prima volta abbiamo visto quanti siamo nel mondo. Accesso a internet, i canali indipendenti Telegram hanno fatto sì che abbiamo avuto possibilità di vedere realmente quali sono i risultati, quello che sta succedendo. Un fatto aggravante è stata anche l'epidemia di Covid, che, come sapete, in Bielorussia non è mai stata riconosciuta come emergenza a livello di Stato, e anche in questo caso tutta la gestione di situazione è molto grave, perché ufficialmente non sono state mai pubblicate le cifre vere di persone morte, di persone che hanno sofferto Covid. Tutto questo, come in tante altre occasioni, è ricaduto sulle spalle di società civile, che si è organizzata anche questa volta con il Covid, cioè si compravano i medicinali, si comprava tutto il necessario per gli ospedali. E Lukashenko per tutto questo periodo ha negato l'esistenza di Covid, non ha mai dichiarato un lockdown, nessuna restrizione. Quindi anche questo, il fatto, in qualche modo ha, penso abbia contribuito alla volontà di cambiare, a tutta questa attività di popolo, perché in realtà tutti i leader che volevano presentarsi come candidati per le elezioni sono stati arrestati prima delle elezioni. Quindi, giusto per fare un piccolo riassunto, c'è stata la consapevolezza all'interno della comunità bielorussa in Italia che ci fosse la possibilità di cambiamento. Io con te vorrei fare però un passo indietro, perché non tutti gli ascoltatori conoscono la situazione bielorussa così, in modo così approfondito. Quindi io ti vorrei chiedere come è arrivato al potere nel 94 Lukashenko, chi era Lukashenko prima di salire al potere e che condizioni hanno permesso a Lukashenko di stare al potere per 26 anni, come hai detto tu, fino al 2020? Lukashenko era un funzionario sovietico, ha lavorato come guardia di frontiera, ha lavorato in seguito come direttore di un allevamento statale di maiali, quindi lui si presentava come un vero rappresentante del popolo. Nel 91, quando Bielorussia ha riacquisito indipendenza, no, con caduta dell'Unione Sovietica, c'è stato poi un periodo di riassestamento. Quindi il Consiglio Supremo ha, come
approvato una nuova costituzione e ha deciso, cioè è stato deciso che nel 94 si sarebbero svolte le prime elezioni. Però bisogna dire che il Consiglio Supremo portava uno stampo molto sovietico, nonostante la forte presenza del Fronte Popolare Bielorusso, che invece cercava di portare avanti tutti i temi di indipendenza, di simboli nazionali, della lingua bielorussa come lingua statale, eccetera. Quindi nel 94 ci troviamo questo candidato al presidente che dice che combatterà la corruzione, che cercherà di mantenere i posti di lavoro statali, che cercherà di mantenere stabile il livello di vita nel paese, perché vedevamo tutti che cosa succedeva nei paesi confinanti dopo la caduta dell'URSS. Cosa succedeva? Perché magari questo non è chiaro, cioè io ho magari un po' più familiarità con lo spazio post-sovietico, però tu Certo. che ricordi hai di quella situazione in Bielorussia, ma non solo, cioè quando è caduto, diciamo, il comunismo, quando la Bielorussia si è resa dipendente, qual era l'atmosfera? C'era una sorta di positività, c'erano aspirazioni positive verso il futuro oppure c'era un po' di... c'era già quella sorta di nostalgia per qualcosa che non c'era più. Ma no, nostalgia non direi, c'era credo tanta paura di quello che sarebbe successo, perché devo dire che tutti gli anni vissuti all'interno dell'Unione Sovietica, bisogna sapere che i legami erano talmente stretti con altri paesi, legami anche a livello finanziario, a livello economico, che il crollo dell'Unione Sovietica come conseguenze ha avuto tantissime difficoltà anche nel settore industriale, cioè le fabbriche si fermavano perché mancavano i pezzi che dovevano arrivare dall'altra ex repubblica, no? Per dire. E il crollo anche a livello di collegamenti, di gestione, perché tutto il sistema era centralizzato, cioè noi, tutte le repubbliche rispondevano a Mosca come il punto centrale. Quindi c'è stato quel periodo di assestamento e chiaramente è anche naturale perché il passaggio dall'economia sovietica al mercato libero è chiaro che avrebbe comportato delle difficoltà in un periodo transitorio, però probabilmente la paura nella popolazione era così tanta che hanno preferito sostenere questa persona che in qualche modo li proteggeva, dichiarava che veglierò su tutti questi processi e cercheremo di fare passaggio più morbido possibile. Probabilmente questo. Non, nostalgia credo sia nata un po' più avanti, quando abbiamo iniziato a vivere gli anni un po' più difficili. E comunque devo dire che tutte le promesse che Lukashenko ha fatto nel 2094, nel 95, si è già capito che erano tutte le parole vuote, perché ha preso subito la strada filo-sovietica, filo-russa, quindi acquisizione del controllo sempre maggiore su tutti i settori. Vi dico solo una cifra, praticamente l'80% di popolazione lavora nelle imprese statali, quindi non è mai stato avviato un vero processo di passaggio verso il mercato libero. C'è il controllo di settore finanziario, c'è il controllo, per non dire sul terzo settore, ad oggi la situazione è veramente drastica. Non c'è rimasto nulla del terzo settore ad oggi in Bielorussia. Dopo le repressioni che hanno seguito le elezioni, non è rimasto né media indipendenti, organizzazioni di diritti umani, organizzazioni che difendevano i diritti delle donne, degli animali. Qualsiasi cosa è stata veramente rasata a suolo. Quindi diciamo che le promesse con cui si era presentata alle elezioni poi non sono state mantenute, ma quando è nata la consapevolezza che qualcosa era andato storto? È stata una cosa immediata oppure è arrivata col tempo, col fatto che magari altrove, parlo in Ucraina, in Russia, le cose cambiavano, non sempre in meglio, ma cambiavano mentre questo sistema...
sovietico in Bielorussia continuava a esistere. Come è arrivata questa consapevolezza che Lukashenko fosse diverso ma uguale? Guarda, in realtà la consapevolezza è arrivata abbastanza presto, almeno le persone che lavoravano insieme a lui se ne sono accorti presto di quello che stava succedendo. Già nel 95 è successo che quando Lukashenko ha proposto il primo referendum, 19 deputati del Fronte Popolare Bielorusso si sono opposti perché era un referendum illegale. Hanno annunciato lo sciopero di fame all'interno. Scusa, su cosa Sì. avvertiva questo referendum, giusto per Allora, chiarire? lui ha proposto quattro cose: dare lo status di lingua ufficiale anche alla lingua russa, insieme alla lingua bielorussa, cambiare i simboli dello Stato, quindi i simboli che abbiamo attualmente, quelli che ha inserito con questo referendum, ulteriore integrazione con la Russia. Infatti hanno firmato un trattato che per tanti anni è stato messo da parte, invece nel 2019 l'hanno tirato fuori di nuovo. E il quarto è il diritto del presidente di sciogliere il Parlamento. Quindi queste quattro proposte che chiaramente tanti deputati si sono opposti, hanno annunciato lo sciopero di fame all'interno della struttura, ma di notte è entrata la polizia antisommossa, li ha picchiati e li hanno portati fuori. Questo parliamo del 95, quindi dire che abbiamo messo tanto tempo per accorgersene, no, però la risposta è stata così aggressiva, così forti sono state le repressioni. È così poco il tempo per la società civile bielorussa di vivere il periodo di indipendenza, di vivere il periodo di maturazione di una società civile consapevole. Questi, penso, secondo me, sono stati i fattori che poi hanno aggravato sempre di più la situazione. E ti dico un'altra cosa, ci sono le persone che hanno lavorato con lui inizialmente, come per esempio Viktor Gonciar, come Zakarenko. Le persone che ci sono stati insieme a lui nel 94 durante le elezioni, che poi sono passate alla posizione e sono queste le persone che fanno parte dell'elenco di persone scomparse in Bielorussia. Cioè, Gonciar era il presidente della Commissione Centrale di Elezioni, Zakarenko ex ministro degli interni. Sono le persone che sono scomparse in Bielorussia. Quindi diciamo che la situazione della democrazia bielorussa era così fragile che, Lukashenko ha approfittato della cosa e non solo ha eliminato l'opposizione esterna, ma ha fatto terra bruciata anche attorno a lui dell'opposizione interna, ossia dei suoi collaboratori. E ha anche sfruttato i legami con la Russia che non si erano mai estinti, ma diciamo che si sono rafforzati dopo che Lukashenko è entrato al potere. Qual era però la domanda che mi viene è, qual era la prospettiva internazionale della cosa? Cioè, in Bielorussia come si viveva la cosa? C'era un'aspettativa rispetto all'Occidente che in qualche modo avrebbe aiutato i bielorussi a liberarsi di Lukashenko? Come veniva visto non solo l'Europa? Perché erano quelli gli anni in cui la Lituania, il paese confinante, ma anche i paesi baltici, la Polonia, si avvicinavano all'Europa, anche loro erano stati paesi comunisti, eppure già da questi anni si andava a divergere, tanto che poi nel 2004 i paesi baltici sono entrati in Europa, la Polonia è entrata in Unione Europea, mentre la Bielorussia no, ed era diventato un paese isolato. Come venivano visti questi processi all'interno della popolazione bielorussa? Diciamo che Lukashenko durante questi anni che è stato al potere, a mio avviso, ha sempre fatto il doppio gioco. Ci sono stati gli anni in cui si avvicinava più alla Russia, quindi si riattivavano gli accordi economici, gli accordi doganali, eccetera. Ci sono stati poi i periodi quando i rapporti con Putin si complicavano, come per esempio durante la crisi petrolifera. Quando è stato interrotto, no?
In altri periodi si avvicinava all'Europa, come nel 2015, quando a seguito degli eventi in Ucraina, non ha riconosciuto l'annessione di Crimea, si è esposto con l'Unione Europea volendo migliorare i rapporti, ha liberato prigionieri politici, quindi è stato sempre un doppio gioco tra l'Europa e la Russia. I bielorussi nel 2020, quando sono iniziate le prime manifestazioni, inizialmente non è mai stato detto noi vogliamo andare verso la Russia o verso l'Europa, non c'è stata questa volontà chiaramente espressa anche dalla società civile di seguire una strada precisa. Non così come in Ucraina, per esempio. Infatti, quando paragonavano le manifestazioni in Bielorussia con quelle in Ucraina, devo dire che erano due cose totalmente diverse. Erano manifestazioni spontanee, non erano guidate da nessuno, era veramente la rivolta della società civile. Non parlavamo di voler entrare in Europa o voler unirsi alla Russia. Unica richiesta era rifare elezioni così come devono essere, vogliamo elezioni democratiche. E poi con il tempo, chiaramente, visto la posizione della Russia, ma anche l'appoggio di Putin durante le repressioni nei primi giorni che hanno seguito le elezioni, poi tutto quello che è successo in seguito, adesso sì che capiamo che la nostra unica strada è la strada verso l'Europa, verso i valori democratici. Osservando altri paesi, sicuramente quel poco periodo che abbiamo avuto di vita democratica, no? Parliamo dal 91 al 94, perché già dal 95 sono iniziate le prime repressioni verso società. Non abbiamo avuto questa possibilità né andare verso il libero mercato né andare verso democratizzazione di tanti processi nel tessuto sociale, quindi abbiamo perso l'occasione probabilmente e ci sono mancati gli anni, è stata troppo debole, è stata troppo fragile la Belarus democratica che è nata nel 91. No, questo è molto interessante, nel senso che non si parla spesso in Europa del fatto che Lukashenko oscillasse per mantenere il potere tra Russia e Europa, è qualcosa che spesso viene un po' ignorato, ma anche questa grande differenza fra le proteste del 2014 in Ucraina e le proteste del 2020 in Bielorussia è qualcosa che spesso il paragone non viene fatto e questo strong focus sulla democrazia è qualcosa che probabilmente si ignora. Ma secondo te per quale motivo le proteste del 2020 sono fallite? Cioè, come sono evolute? Perché le manifestazioni di piazza, che quelle sì che sono arrivate sui giornali europei, erano imponenti, cioè, parliamo di centinaia di migliaia di persone. Come mai sono fallite secondo te? Qual è stata la differenza nel risultato tra le proteste del 2014 in Ucraina e quelle del 2020 in Bielorussia? Perché le prime hanno avuto successo, parziale, ma un successo, e le seconde invece sono fallite. Guarda, io penso che di dover rispondere che ogni popolo segue il proprio percorso. Dire adesso che avreste dovuto fare così, in questo modo o in altro, a parte che è controproducente, e anche in qualche modo ignora il percorso storico di ogni paese. Devo dire che l'opposizione, i manifestanti in Bielorussia hanno riscontrato un tale livello di repressione da parte di polizia antisommossa, da parte delle forze speciali. Veramente hanno usato proiettili di gomma, hanno usato i getti d'acqua. Parliamo di 14 vittime, c'è cioè l'Organizzazione per Difesa dei Diritti Umani, la SNA, parla di 14 vittime durante i protesti. Nei primi giorni ci sono stati quasi 6.000 arresti. Le persone che
si sono organizzate, c'è questo famoso triste punto di detenzione temporanea o Cristina a Minsk, dove i volontari si sono organizzati intorno aspettando le persone che stavano dentro, no? 9, 10, 11 agosto, quelli che dovevano uscire. Le persone uscivano dopo 48 ore, 72 ore, non riuscivano a camminare. Cioè, sono state picchiate, sono state minacciate di stupro, ma anche i casi di stupro ci sono i casi di stupro verificati. Parliamo di quasi 500 casi di repressioni, torture e stupri verificati, che adesso ci sono documentati e sono verificati. Quindi la differenza di queste elezioni è anche che c'è questo lavoro di documentare tutti i crimini che sono stati commessi, sperando che prima o poi le persone che devono rispondere rispondano. E una curiosità, queste repressioni sono state organizzate solo dai reparti della polizia segreta bielorussa o c'è stato anche un coordinamento con l'esercito e i servizi segreti russi, secondo te, secondo le prove che sono state raccolte? Guarda, non escludiamo che ci sono stati i gruppi anche russi, anche se chiaramente non dichiarati, però tra gli accordi tra Russia e Bielorussia che esistono, nel caso di minaccia a colpo di Stato, Russia era pronta a entrare con le sue forze militari e Putin ha chiaramente, apertamente appoggiato Lukashenko, ha detto nel caso di bisogno noi secondo gli accordi tra i nostri due paesi lo faremo. Quindi penso di sì, penso di sì. E le proteste, vorrei dire anche questo, dopo tutte le proteste di massa che abbiamo visto il primo mese, le proteste hanno continuato per mesi, fino a novembre, fino a dicembre, e non si può dire che come durante le elezioni precedenti sono state svolte solo maggiormente a Minsk, sono state coinvolte tante città, sono state coinvolte tanti villaggi, tante città piccole, uscivano pensionati, ogni lunedì c'era la marcia dei pensionati, uscivano le donne, che poi anche le donne inizialmente speravano di non essere toccate dalle forze d'ordine, ma abbiamo visto che non è così, sono state picchiate e maltrattate anche le donne, gli studenti. E ragazzi di 17, 18, 19 anni messi in prigione. Quindi la risposta del regime è stata talmente forte, talmente atroce, che chiaramente andando avanti con i mesi le manifestazioni si sono diminuite, ma questo non vuol dire che adesso non c'è l'opposizione, non ci sono i gruppi che continuano in qualche modo il lavoro di informazione, il lavoro di sostegno ai prigionieri politici. Ci sono tante fondazioni bielorusse che adesso si trovano all'estero, poi c'è una rete di volontari che lavora all'interno del paese che comunque danno un sostegno costante alle famiglie dei prigionieri politici, alle persone che escono, alle persone che devono lasciare il paese. No, certamente è una cosa che, ripeto, è arrivata parzialmente, ma è arrivata in Europa, soprattutto quando c'è stato il fatto del volo Ryanair di Roman Protasevich, per quelli che magari non hanno coscienza di questo fatto, c'è stato il dirottamento di un volo Ryanair tra Vilnius e Atene, o Atene Vilnius, non ricordo, in cui c'era un oppositore bielorusso a bordo. E Lukashenko ha fatto alzare i caccia, ha dirottato questo aereo Ryanair per arrestare questo oppositore. Quindi diciamo che le repressioni sono arrivate a dei livelli incredibili. Ma una domanda che mi sorge spontanea: Lukashenko su chi fa affidamento all'interno della Bielorussia? Perché è evidente che comunque ci sia una parte di popolazione bielorussa che in qualche modo supporta. Oppure questo supporto da parte di una parte della popolazione è un supporto totalmente interessato, magari di coloro che, come dicevi prima, lavorano per le aziende statali o per gli organi di partito del regime. Chi supporta Lukashenko oggi all'interno della Bielorussia?
Sicuramente c'è una cerchia stretta di persone di forze speciali intorno a lui che quasi sicuramente sono state coinvolte in tanti crimini che loro adesso capiscono che devono stare con Lukashenko fino all'ultimo. Non hanno possibilità di evitare di rispondere davanti a un tribunale. Quindi c'è sicuramente questa cerchia che lo sostiene. Bisogna dire che ci sono stati, dopo le elezioni del 2020, ci sono state tante persone che lavoravano in polizia, che lavoravano negli organi di procuratura, eccetera, che hanno lasciato il paese, che hanno dichiarato apertamente che erano contrari a quello che succedeva. Tanto che c'è un'organizzazione di ex agenti di forze di sicurezza che si chiama BIPOL, che adesso da fuori dal paese svolge varie attività. Un'altra cosa, bisogna dire che negli anni passati si è creato questo clima di terrore, di paura, di dipendenza totale dagli stipendi statali, dall'unico posto di lavoro che c'è. Quindi sicuramente il fatto che anche lo sciopero generale che è stato proclamato nel 2020 è fallito perché le persone avevano paura. Tra 2020 e 2022 continuano le repressioni, continuano gli arresti. Adesso le persone vengono arrestate per i commenti su Telegram, commenti sotto i post, le persone che sono riconosciute dalle foto e video delle manifestazioni del 2020, perché era pieno di agenti in civile che andavano a filmare tutti i manifestanti. Tutto questo fa sì che non aiuta le persone a prendere decisioni, poi noi stando fuori dal paese non possiamo neanche giudicare perché non uscite, perché diciamo che ci sono travate nel tempo altre forme di protesta, altre forme di mantenimento di società civile bielorussa e in qualche modo attività vanno avanti, il sostegno va avanti. Non ci sono manifestazioni di massa, ma ad oggi non avrebbero il senso, non è quello che ci porterà, speriamo, alla caduta del regime di Lukashenko. Quello che ci porterebbe alla caduta del regime è le sanzioni economiche più dure e più decise da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. La cosa che è avvenuta per la prima volta a partire dal 2020, perché anche se sappiamo che ci sono stati i periodi in cui sono state introdotte le sanzioni in seguito alle elezioni truccate, ma sono state sempre le sanzioni di facciata che non hanno avuto nessun peso vero. Ad oggi sì, ad oggi ormai siamo arrivati al sesto pacchetto di sanzioni, il regime di Lukashenko inizia a vivere le conseguenze, la chiusura del transito tra Bielorussia e l'Europa. Perché uno dei suoi fonti di reddito è stata anche la contrabbanda, cioè con le merci che andavano in Europa si portavano fuori le sigarette. Cioè, negli ultimi 2 anni ha sradicato i boschi in una maniera allucinante, sta cercando in tutti i modi di far entrare le risorse economiche. E qui, almeno io sono di questo parere, almeno cioè, che le sanzioni economiche sono quelle che possono portare a un risultato. Certo, diciamo che probabilmente anche a livello di visivo, di impatto, il fatto che ci siano state queste proteste di massa e poi ci sia stata questa purtroppo fuga di persone, perché comunque io ho vari amici bielorussi che sono scappati all'estero, abbia un po' convinto l'Europa, e non solo l'Europa, ma anche tutto l'Occidente, che Lukashenko non fosse soltanto un dittatore, ma fosse anche una minaccia per la stabilità dell'Europa, perché secondo me il vero problema è il problema storico nei rapporti fra l'Europa, gli Stati Uniti e Lukashenko è che
Abbiamo sempre considerato Lukashenko come il dittatore bielorusso e non come una minaccia per la sicurezza europea. Invece, dal 2021, quando la Russia ha cominciato a ammassare delle truppe anche sul territorio bielorusso, probabilmente questa percezione è un po' cambiata. Co Secondo te, com'è stato possibile che la Russia abbia cominciato ad usare anche la Bielorussia come un avamposto militare? Qual è stato, diciamo, il meccanismo anche che ha permesso questa cooperazione militare tra Minsk e Mosca in modo così duro? Non sto certamente parlando della popolazione civile, sto parlando proprio a livello di governi. La situazione è questa, che dopo 2020, dopo le sanzioni introdotte, Lukashenko si vede costretto ad affidarsi ad un'unica persona che l'ha sostenuto, cioè Putin. Dipende totalmente dagli aiuti che arrivano dalla Russia periodicamente, tanto che l'anno scorso sono visti 6 volte. Dall'altro lato, Putin sicuramente vorrebbe mantenere il controllo sul territorio bielorusso, visto quello è l'unico paese cuscinetto che le è rimasto. Devo dire che le esercitazioni russe e bielorusse congiunte si sono già svolte negli anni passati. Quest'anno hanno coinciso con l'ultimo referendum introdotto da Lukashenko, cioè il referendum che andava a modificare la Costituzione. Prima di questo referendum, il paese era un paese, Bielorussia era un paese neutro e paese libero dalle armi nucleari. Ora non più. Quindi si parla di quasi 200.000 soldati russi presenti che sarebbero dovuti andare via prima del referendum, ma così non è successo. Anche negli ultimi giorni, quello che vediamo che sta succedendo, secondo me, Putin sta usando Bielorussia per minacciare l'Europa, è chiaro. Quanto poi tutto questo comportamento mi viene da dire da bullo, da due bulli che minacciano costantemente l'Europa, quanto poi può trasformarsi nelle azioni concrete, non lo so. Per il momento la dichiarazione di Lukashenko, che lui ha chiesto a Putin di portare in Bielorussia i missili nucleari per piazzarli alla frontiera con la Polonia, non pare sia stata confermata questa consegna, per dire. Quindi c'è tanto movimento adesso sul territorio bielorusso, in particolare diciamo al confine con l'Ucraina, però non si capisce ancora quanto poi si trasforma nelle azioni concrete, non lo so, anche perché mi viene da pensare che anche prima dell'inizio della guerra, prima del 24 febbraio, ascoltando alcuni giornalisti, ascoltando gli interventi, il pensiero comune era quello, ma non è possibile, non possiamo parlare di una guerra via terra nel 2022, ci sarà una guerra ibrida, ci sarà una guerra di informazioni, qualsiasi cosa, ma non guerra così. E invece poi abbiamo visto quello che è successo. Quindi purtroppo molto spesso viviamo le conseguenze delle decisioni prese da due persone, da due dittatori che si sentono messi all'angolo. Io non mi sento di dire no, io sono strassicura che non attaccherà Europa, non attaccherà la Polonia, non attaccherà Lituania. Perché è difficile prevedere in queste situazioni quali saranno le mosse. Quello che sta succedendo in Russia, è difficile capire quali sono i lati positivi per Putin, anche, no? Di quello che è quella situazione che vive oggi il paese. In Bielorussia, dopo i primi giorni, quando effettivamente veramente avevamo paura che le forze militari bielorusse sarebbero entrate in Ucraina, non è successo perché si è visto che la risposta di popolazione è stata così forte, così contraria alla guerra, che Lukashenko ha fatto un passo indietro. In che modo si è vista questa opposizione alla guerra? Perché ancora, questa è una delle notizie che probabilmente fa fatica a trapassare i confini e ad arrivare in Europa. In che modo i bielorussi si sono opposti alla guerra?
Posso dire che solo il giorno del referendum, il 27 febbraio, cioè già dopo l'inizio della guerra, le persone sono andate a votare apposta per scrivere sui fogli no guerra. Cioè nel 2000, il 27 febbraio sono state arrestate più di 1.000 persone, solo per proteste contro guerra. Poi il fenomeno di partigiani ferroviari. È un fenomeno nato dalla collaborazione, diciamo, dell'organizzazione dei ferrovieri in Bielorussia, Cyber Partigian, che è un'organizzazione che ha effettuato l'attacco informatico sulle reti ferroviarie in Bielorussia. C'è un gruppo che si chiama Bieloruski Gayun, che raccoglie le informazioni su tutti gli spostamenti, le presenze di forze militari russe sul territorio bielorusso, cioè le persone, nonostante la minaccia di persecuzione penale, di prigione, comunque raccolgono e passano queste informazioni. L'importanza di questo evento, di questo fenomeno di partigiani ferrovieri, è stato riconosciuto anche dall'Ucraina a un certo punto, perché ha rallentato tanto l'avanzata russa verso l'Ucraina. No, certo, e soprattutto vediamo che una cosa per me paradossale è vedere quanto ancora le ferrovie sono importanti per le guerre moderne e il fatto che ci sia in un paese che tu consideri alleato dei partigiani che comunque segnalano in che direzione si muovono i carri armati, che boicottano gli spostamenti, che fanno addirittura ci sono stati episodi di sabotaggio delle Danneggiano, sì, ferrovie. danneggiano lì apparecchi, sì. E questo. E in seguito, purtroppo, è stata firmata una legge da Lukashenko secondo la quale questi atti di partigiani ferrovieri possono essere riconosciuti e vengono riconosciuti come atti terroristici. Questa è un'altra cosa molto preoccupante a mio avviso, perché già esistenza di pena di morte in Bielorussia, come unico paese in Europa che applicava la pena di morte, l'applicava effettivamente, realmente. L'ultima modifica dice che questo articolo può essere applicato non soltanto all'atto compiuto, ma anche nel caso di intenzione di compiere un atto terroristico. E ad oggi in questo cosiddetto elenco di KGB dei terroristi, ci sono tante persone, c'è Tikhanovsky, il marito di Sì. Svetlana Tikhanovska, c'è lei, c'è la Una cosa, Kushva, ricordiamo che in Bielorussia esiste ancora il KGB, si chiama ancora ed è KGB, perché è una rimasto cosa. sempre così. Sì, la pena di morte che viene applicata in totale segretezza, cioè né legali, né parenti, né membri di famiglia non sanno né la data né il luogo. Non viene restituito il corpo alla famiglia, non si sa il luogo di sepoltura. Uno degli ultimi casi di cui ho letto, quando una persona ha fatto l'appello alla Commissione europea e mentre il caso era ancora aperto, la persona è stata giustiziata e si è saputo dopo un anno e mezzo. Quello sta succedendo e la situazione andrà ad aggravarsi sempre di più. Quindi sono tutti questi segnali che negli anni sicuramente sia l'Europa che gli Stati Uniti li hanno visti. Ma oltre che pensare, uno che è un paese piccolo, un piccolo dittatore locale, rimane lì. Speriamo che non ci creerà tanti danni, no? Il secondo sbaglio, secondo me, è quello di pensare che si può tenere separati i rapporti economici e i rapporti politici. Vediamo adesso le conseguenze con la Russia, no? Con il gas. E poi, fin da subito, questa durezza diplomatica verso il regime bielorusso non si è mai trasformata nelle azioni concrete. Si è sempre vista questa ombra di vicino russo potente, che non si poteva disturbare fin troppo, no? Purtroppo la presenza della Russia, che appoggiava sempre, quasi sempre Lukashenko, sicuramente ha fatto sì che in tutti questi anni l'Europa non ha
non ha applicato le sanzioni vere, non c'è stata una vera risposta da parte dell'Europa. Questo assolutamente è probabilmente una delle colpe più grandi che la prossima generazione di politici dovrà avere a che fare. Però io ho un'altra domanda per te, perché so che invece, se è vero che comunque esiste un'opposizione interna in Bielorussia alla guerra, è anche vero che esistono dei bielorussi che combattono a fianco dell'Ucraina sul territorio ucraino. In che modo si sono creati questi veri e propri battaglioni bielorussi? Secondo te, che conseguenze avranno per il futuro del popolo bielorusso? Perché adesso non so i numeri, però parliamo di migliaia e migliaia di bielorussi che decidono di andare in Ucraina a combattere a fianco dell'Ucraina. Sì, in parte sono le persone che erano già presenti in Ucraina, perché era uno dei paesi con la presenza maggiore dei bielorussi scappati dal regime ed sono semplicemente rimasti lì. Tanti ragazzi che si trovavano, per esempio, in Polonia partono e vanno in Ucraina per combattere. Penso che ci sia la consapevolezza che da come va a finire e quando finisce questa guerra, poi dipenderà anche il destino del nostro popolo, del nostro paese. Anche perché geograficamente siamo vicini, Bielorussia, Russia e Ucraina, se non riusciamo a combattere la dittatura in Russia o in Bielorussia, neanche Ucraina si potrà mai sentire tranquilla. E quando, non voglio dire se, dirò quando vincerà l'Ucraina, penso che poi ci saranno le conseguenze, ci sarà in seguito anche per il movimento di liberazione in Bielorussia. E diciamo che pensi che questo sia uno dei motivi principali per cui Lukashenko stia ancora esitando sullo scendere in guerra, sul fatto che l'effetto palla di neve nel caso di un'invasione possa travolgerlo. Credo di sì, credo di sì. Allora, un'altra domanda magari sul futuro della Bielorussia, perché come hai detto tu, il futuro della Bielorussia dipenderà molto da come andrà questa guerra. Però per quanto riguarda la diaspora, per quanto riguarda le attività che ogni giorno conducete, io so che sei appena stata a Varsavia, che comunque a Roma avete un gruppo molto coeso. Quali sono, diciamo, in che modo la diaspora bielorussa si approccia alla guerra in Ucraina, e in che modo state pianificando le vostre future attività relative alla guerra? Devo dire che sia il gruppo nostro, ma in generale tutte le associazioni bielorusse, le fondazioni, dopo l'inizio della guerra hanno risposto subito, hanno iniziato subito a sostenere tutte le iniziative per aiutare l'Ucraina. Noi continuiamo nella direzione che è stata sempre, penso, tra le più importanti, cioè informare chi siamo, cosa succede, spiegare le differenze che il regime di Lukashenko non è il popolo bielorusso, raccontare quello che fa il popolo bielorusso per aiutare l'Ucraina, che stiamo combattendo contro due dittatori, non uno. Noi come gruppo cerchiamo di partecipare a tutte le manifestazioni della diaspora ucraina che si svolgono a Roma. I membri del nostro gruppo lavorano come volontari in alcuni centri di profughi. Abbiamo fatto la raccolta di beni umanitari i primi mesi. Adesso una fondazione bielorussa che sta a Varsavia, che si chiama Paese per la Vita, ha aperto insieme a un partner italiano, Progetto Sud, abbiamo aperto un shelter, una casa d'accoglienza per i profughi a Varsavia. Quindi stiamo cercando di sostenere tutte le iniziative possibili per dare il nostro aiuto. Continueremo a portare avanti anche i temi bielorussi, perché
Siamo passati un po' in secondo piano, ma la situazione non è migliorata, anzi, abbiamo più di 1.200 prigionieri politici ad oggi, con Tikhanovskij 18 anni, Igor Lossi 15 anni, Babariko 16 anni. Le cifre assurde delle persone che comunque non si devono sentire sole. C'è tutto il meccanismo, c'è tutta l'organizzazione di sostegno, come accennavo prima, alle famiglie dei prigionieri politici. A Varsavia, quando sono stata la prima volta con diciamo, il primo carico di aiuti umanitari che abbiamo portato a Varsavia, abbiamo visto che praticamente tutte le associazioni bielorusse che già stavano lavorando lì dal 2020 hanno iniziato a lavorare per la causa ucraina. Ci sentiamo uniti in questo, vogliamo dimostrare la nostra vicinanza agli ucraini, al popolo ucraino e fargli capire che noi combattiamo la stessa guerra. Quindi diciamo che c'è anche proprio non solo una vicinanza quasi, quasi ideologica, mi viene da dire, ma proprio anche a livello di solidarietà. Assolutamente sì. E guarda, Olga, un'ultimissima domanda è magari su, visto che tu vivi in Italia, hai familiarità con il nostro paese, secondo te l'Italia cosa potrebbe fare di più o meglio per aiutare i bielorussi e la situazione di coloro che non solo, di coloro che soffrono per il regime, in che modo il nostro paese potrebbe aiutare coloro che soffrono per colpa della doppia dittatura che vivete in Bielorussia e in che modo non solo i governi, ma anche le persone possono in qualche modo, le persone comuni possono aiutarvi. Intanto, parlando delle istituzioni, darci più spazio, dare lo spazio ai bielorussi che vivono qua, per parlare, per spiegare chi siamo, che cosa sta succedendo, che cosa stiamo vivendo, qual è la situazione. Perché, non è stato facile in questi 2 anni e negli ultimi mesi è diventato ancora più difficile. Devo dire che rispetto al 2020 comunque c'è più consapevolezza tra le persone dell'esistenza del regime di Lukashenko e che cosa sta facendo, probabilmente dopo dirottamento dell'aereo, quando effettivamente si è capito che è una minaccia a tutta l'Europa e non soltanto un dittatore locale. Noi da parte nostra stiamo cercando di non smettere mai di parlare del nostro paese in tutti i modi possibili, usando tutti i mezzi di comunicazione possibili. Ti posso mostrare questo logo. Perché è stato fatto un film documentario. Cercherò di essere breve. C'è stato un progetto di uno spettacolo teatrale di un regista bielorusso, Andrei Kurejcik, sulle cose che sono successe in Bielorussia ad agosto 2020. Questa pista teatrale ha preso piede, è stato tradotto in tante lingue, è stato portato in tanti paesi, poi è arrivato in Italia poco più di un anno fa. Ho trovato la traduzione in italiano e l'ho fatto vedere a Caterina Sciula, che è un'attrice di origine bielorussa e regista, nonché la mia figlia, che ha realizzato questo progetto. È un documentario che si chiama Indignati Bielorussia e che ha visto partecipare delle attori eccellenti italiani come Carla Signoris, come Stefano Fresi, come Luca Argentero, come Ambrangiolini. E quindi speriamo adesso, nei prossimi mesi, di organizzare le proiezioni anche in alcune città in Italia, proprio per far capire meglio alle persone quello che è successo e quello che si sta succedendo ancora. Questo, diciamo, uno dei prossimi progetti che vorremmo portare a termine. Guarda, Olga, io sicuramente metterò adesso in descrizione tutte le fonti, quindi chi ci guarda può trovare in descrizione tutte le fonti di cui hai parlato e anche compreso le fonti riguardanti questo spettacolo.
Io ti ringrazio perché la tua testimonianza è stata preziosa, penso originale e non così mainstream, per usare una parola che va tanto di moda in questo periodo. Quindi ti ringrazio molto per la tua, per il tuo tempo e per la tua disponibilità. Grazie mille, grazie Andrea. Allora, possiamo chiudere qua la nostra chiacchierata. Spero sia stata interessante per chi ci ha seguito. Io vi ricordo un'ultima cosa, che questo è uno speciale della redazione ucraina di Liberi Oltre. Vi ricordo di lasciare un like al nostro video se vi è piaciuto e ai canali di Liberi Oltre. Oltre a questo c'è il canale STEM, il canale Agora, di condividere il video con amici, persone interessate non solo alla questione ucraina, ma anche e soprattutto alla questione Bielorussia, e a commentare le cose che abbiamo trattato, perché siamo sempre alla ricerca di spunti per trattare argomenti correlati che magari ci piacerebbe approfondire in futuro anche in base ai feedback del nostro pubblico. Quindi vi ringraziamo di averci seguito. Grazie mille Olga per il tuo tempo e la tua disponibilità e continuate a seguire il canale di Liberi Oltre e gli speciali della redazione ucraina. Un saluto a tutti e a presto. Buona giornata.